storiche d'arte, eventi di design e moda, ma soprattutto negli ultimi anni grazie all'opera e alle fruttuose collaborazioni nel campo delle arti performative. Infatti, la maggior parte delle opere ospitate o coprodotte da Royal Opera House Muscat nel corso delle sue stagioni appartiene al grande repertorio italiano e spesso è stata eseguita dai più importanti teatri italiani. Oggi teniamo questa conferenza stampa per presentare una nuova e importante tappa del percorso di Royal Opera House Muscat. Nel novembre 2020 il Sultanato dell'Oman celebrerà il 50° anniversario del regno di Sua Maestà, che salì al trono nel 1970, inaugurando un periodo di nuovi, grandi progressi in tutti i settori dell'economia e della società omanite, definito nel nostro paese come il Rinascimento. Una delle grandi conquiste culturali del moderno Rinascimento omanita è stata la fondazione della Royal Opera House Muscat nel 2011, da parte di Sua Maestà. Lo scopo dichiarato di Sua Maestà era favorire lo sviluppo culturale della nazione e incoraggiare la pace mondiale e l'armonia tra le nazioni, attraverso lo scambio culturale, reso possibile dal linguaggio universale della musica e delle arti performative. Nel 2020, in occasione dei festeggiamenti della 50ª giornata nazionale, celebreremo l'apertura della 10ª stagione della Royal Opera House Muscat, con la messa in scena del Rigoletto di Giuseppe Verdi, in una nuova produzione commissionata al maestro Franco Zeffirelli. Tra poco il direttore generale e direttore artistico della Royal Opera House Muscat, Umberto Panni, e vicepresidente della Fondazione Zeffirelli, Pippo Corti Zeffirelli, presenteranno nel dettaglio il progetto di questa straordinaria nuova produzione di Rigoletto.